Noa Gallerie e Viedotti nel progetto della nuova variante alla Statale 16 Vasto San Salvo. Punto fermo messo da Regione e dai due comuni interessati nella riunione svolta ieri a Pescara con ANAS, rappresentata dal responsabile territoriale Abruzzo e Molise, l'ingegnere Antonio Marasco. Presenti per la Regione il presidente Marco Marsiglio e il sottosegretario Umberto D'Annuntis, e per i comuni il sindaco di Vasto Francesco Menna e il presidente del consiglio comunale di San Salvo, Eugenio Spadano. Riunione propedeutica alla conferenza di servizi preliminare che si svolgerà il prossimo 6 aprile, nella quale Anas porterà l'attenzione della collettività all'intero progetto suddiviso in quattro lotti. Su tre di questi c'è ampia condivisione e si potrà procedere. Criticità invece sono riscontrate per il lotto relativo al tratto di strada più vicino all'abitato di Vasto, dove Anas ha presentato quattro ipotesi progettuali, una delle quali non prevede né gallerie né viadotti. E la preconferenza serve proprio ad Anas per sentire il territorio, quindi i comuni e la regione e acquisire il loro parere rispetto a uno di questi quattro varianti piuttosto che a nessuna perché possiamo anche decidere che non vi è bisogno di un intervento, che ogni intervento su quel tratto è peggiorativo e quindi si può tranquillamente stralciare il primo tratto e fare tutta la parte che va poi... In affiancamento alla ferrovia e che corre in parallelo rispetto, si arretra rispetto all'attuale Statale 16 e per Vasto Marina e San Salvo diciamo, diventa un'ottima um, soluzione per alleggerire di traffico quella, quella, quella strada. Noi, appunto, eh, insieme al Comune di Vasto, esprimeremo la contrarietà a Gallerie e Viadotti che quindi. Non si faranno perché con la contrarietà del territorio Anas non procederà. Dopo la conferenza preliminare l'iter potrà proseguire spedito per la realizzazione dell'opera senza il rischio di perdere i relativi fondi. Io spero che questo percorso si possa concludere perché la cosa peggiore che si può fare è come dire, sprecare i soldi e sprecare un'opportunità che produrrebbe comunque per il territorio un importante progresso.